Ci siamo 3, 2, 1, here we go. E allora, ti sei appena avvicinato al fantastico mondo del rugby, ti sei appassionato a questo bellissimo sport, stai cercando di scoprire segreti, vuoi saperne qualcosa di più e ti sei imbattuto nel mio canale. E allora, hola burdel, care amiche, cari amici, appassionati ed appassionate da pallavolo, fedeli, fedelissimi, fedelissime del canale Rugby The Ten, ma anche neo arrivati, ben ritrovati alla quarta puntata di A Rugby con Zucca. Il mio piccolo format dove introduco qualche piccola nozione per chi appunto si è appena avvicinato a questo fantastico mondo, oppure dico qualcosa a chi in questo mondo c'è già e nei commenti qui sotto vuol dire guarda che qui per me hai detto una minchiata perché secondo me così non è cos'ha, va bene tutto. Dunque, come detto, quarta puntata di Rugby con Zucca. L'episodio short nei miei canali social Rugby Z10, seguiteli, like, dislike, follow, alert, quello che volete voi per sapere quello che dico. E dicevo, l'episodio short, soprattutto commentate, ha avuto un grandissimo successo e qualcheduno mi ha detto perché non fai la puntata long version? E siamo qui per parlare esclusivamente dei placcaggi. E allora, il placcaggio è una parte stra spettacolare di una partita. Il placcaggio è l'eccellenza, l'essenza del rugby. I grandi placcatori sono un'eccellenza nel mondo della pallavolo ovale e è giusto che abbiano il loro meritato tributo. Placcaggio, placcaggio cos'è? Placcaggio è quell'azione che compie il difensore per bloccare e mettere a terra l'attaccante e cercare di recuperare il pallone. L'attaccante, una volta che cade a terra, ve lo ricordo, deve mollare il pallone e non può più giocare, a meno che non lo lasci, si rialzi, ma questo è un altro discorso, lo vedremo poi un giorno con le regole. Allora, andiamo con la definizione di placcaggio. Il placcaggio consiste in un'azione effettuata da uno o più giocatori, quindi si può placcare anche in due o in tre, volta a fermare l'avanzamento dell'avversario che in quel momento è in possesso della palla. Quindi di qui si evince che si può placcare solo chi ha la palla in mano. E allora, placcaggio è regolamentato da delle regole ferree perché è un momento di scontro, è un momento di estrema difficoltà, è molto pericoloso. Quindi ci sono delle regole ben definite per tutelare la salute dei giocatori. E quindi regolamento: il placcaggio deve essere effettuato dall'altezza dello sterno, si parla dei capezzoli grosso modo, in giù, quindi sopra è punizione, e deve essere fatto chiudendo le braccia in modo da abbracciare l'avversario, quindi non si può andare di spalla come fa qualcheduno. Queste sono le prime due regole per approcciarsi a un placcaggio. Poi c'è il placcaggio vero e proprio, ovvero il placcaggio deve essere fatto in sicurezza. Chi placca deve assicurarsi che il placcato non cada con le spalle o con la testa come primo impatto nel terreno. Generalmente si dice che non si possono sollevare le gambe del placcato oltre la linea dell'orizzonte. Queste sono le prime regole in modo che ci sia un pochino di sicurezza e il placcaggio diventi sempre meno deleterio per l'attaccante. Poi questo qui è tutta la teoria, in realtà in pratica il placcaggio è molto hard, c'è cioè molto hit, quindi però già con questi tasselli si sono ridotti di tantissimo gli infortuni e quindi basilare non far cadere l'avversario di testa, basilare andare sotto, basilare non colpirsi testa contro testa perché è un fallo veramente grave da cartellino rosso, senza mitigation proprio, è da cartellino rosso. E poi una volta che si è eseguito il placcaggio, quindi abbiamo detto placcaggio, sicurezza, tutte queste cose qua, una volta che si è eseguito il placcaggio bisogna liberare immediatamente l'area di placcaggio in modo che chi deve recuperare il pallone abbia la possibilità di recuperarlo, chi deve conservare il pallone abbia la possibilità di conservarlo. Come il placcato deve lasciare a terra il pallone immediatamente, il placcatore deve liberare la zona e togliersi dalle scatole in poche parole. Esistono diversi tipi di placcaggio perché chiaramente il placcaggio va effettuato il placcaggio giusto nel momento giusto, perché ogni azione ha bisogno di un placcaggio a sé. E va effettuato anche in base alla, come
differenza fisica dei due contendenti. Se c'è un portatore, un attaccante di 1,97 m per 120 kg e un difensore di 1,60 m per 70 kg, chiaramente andrà fatto un certo tipo di placcaggio. Viceversa, se l'attaccante è molto più snello e agile rispetto al difensore, se il difensore riesce a prendere, può fare un altro tipo di placcaggio. Andiamo a vedere i vari tipi di placcaggio. Il placcaggio più comune, quello che diciamo, credo che venga insegnato come prima cosa nelle scuole di rugby, è il chop tackle, che è chiamato così in inglese, il chop tackle. Chop tackle consiste nell'abbracciare le cosce e mettere a terra il portatore di pallone, l'attaccante, nella direzione opposta da cui arriva il difensore. Quindi il chop tackle più bello è quando io ho l'attaccante che mi arriva dritto per dritto, io paf, lo impatto nella direzione opposta e lo porto indietro, continuo a pestare sulle gambe perché così guadagno anche terreno. È anche più difficile per i compagni di squadra attaccante sostenere perché per sostenerlo devono rientrare e passare attraverso il famoso cancello che è la porta che è determinata dalle spalle dei piedi, ma questo lo andremo a vedere una volta nel regolamento. Quindi il chop tackle consiste nel mettere a terra l'attaccante con un colpo secco e portarlo nella direzione opposta da cui arriva il difensore. Per fare questo tipo di placcaggio è basilare una tecnica individuale e abbastanza, diciamo, solida, ovvero generalmente spalla forte, gamba forte, quindi stessa spalla, stessa gamba. Fondamentale mettere la testa lateralmente nella direzione opposta a cui si vuole far cadere l'attaccante. Il difensore che vuole portare l'attaccante a terra verso la sua sinistra è basilare che metta la testa alla destra dell'attaccante, perché se la mette alla sinistra rimane schiacciato sotto e si fa un danno anche a lui. Quindi per non rimanere sotto al corpo del placcato è opportuno mettere la testa dalla parte opposta. Questo chop tackle è fatto all'altezza delle cosce, generalmente fra le ginocchia e le cosce, un po' più in alto, e è un'azione stra spettacolare. Durante una partita ne vedrete parecchie, ed è un bel tassello difensivo. Chi sa fare il chop tackle, chi fa chop tackle, diciamo che è abbastanza temuto dagli attaccanti. Come vi dicevo prima, c'è nel mismatch, quando arriva il grande, grosso, gigantesco davanti al piccolino, c'è solo un modo per metterlo a terra, ovvero andare alle caviglie, abbracciargli le caviglie. È un placcaggio, non dico simile al chop tackle, perché comunque è tutta un'altra tecnica, devi andare molto più basso. Tu abbracci le caviglie, blocchi le caviglie al portatore, e questo ovviamente per salamaggine, come si dice in questi casi. Rimane incastrato, cade e ha due. Allora, di pro ha il fatto che comunque tu molto piccolo e magari molto meno forte di uno gigantesco puoi portarla a terra comunque. Di contro ha che tu gli lasci le mani libere e questo qui con le mani libere può cercare comunque di dare una continuità diretta al famoso offload che tanto fa esaltare noi tifosi e i commentatori. E quindi ha le mani libere. Generalmente il placcaggio delle caviglie è avanzante perché comunque sia me lo porto verso di me e quindi guadagna metri, metto in difficoltà i miei recuperatori del pallone della difesa che devono girare alle mie spalle per andare a recuperare il pallone, però perlomeno l'ho messo a terra e ho fermato un'azione difficile. Quindi chop tackle bello hard. Placcaggio di caviglie un pochino più passivo, ma comunque sia sempre efficace. Altro placcaggio, e qui entriamo nel mismatch piccoletto che attacca, grosso in difesa, è il choke tackle, ovvero il placcaggio raddoppiato. In cosa consiste questo placcaggio? Questo placcaggio consiste ad abbracciare il portatore, l'attaccante, in una posizione alta, in modo da tenerlo sollevato ed impostare una maul. Generalmente il placcaggio raddoppiato prevede uno basso e uno alto, perché con quello basso blocca le gambe, quello alto blocca le braccia, e poi di qui arrivano tutti quanti gli altri e si costruisce la maul. Se fatto bene, il choke tackle, il placcaggio raddoppiato, consiste
consente di impostare una maul. La maul, dopo l'arbitro chiama use it, se il pallone non viene utilizzato, c'è il cambio di possesso, quindi il pallone passa alla difesa se non riesce ad essere utilizzato dall'attacco. Non è facile da farlo perché c'è stato qualche nazionale, una su tutte mi viene da dire l'Irlanda, che ha costruito molti dei suoi sistemi difensivi su questo placcaggio raddoppiato. Poi dopo cosa è successo? Che si trova chiaramente sempre una contromisura a questa cosa, quindi c'è il placcare il placatore, insomma, le squadre si sono adeguate, anche il portatore non entra più in modo da cercare di rimanere alzato, si sono trovati molti accorgimenti e i turnover da placcaggio raddoppiato sono calati drasticamente all'interno della partita. Credo che si possa contare sull'1-2 a partita, fra un sì o un no, insomma. E questo comunque è il placcaggio raddoppiato. Poi c'è il placcaggio wrestling, il placcaggio lotta, che consiste nell'abbracciare sempre in maniera alta l'attaccante e poi portarlo a terra dopo simulando il movimento della lotta. Placcaggio wrestling, anche questo è fatto in maniera alta per evitare l'offload, per non lasciare le mani libere al portatore, per cercare di dare continuità diretta al proprio compagno di squadra. Per farlo bisogna stare molto 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 attenti, perché comunque sia, andando a lavorare alti, si accetta il rischio di scivolare nelle parti alte del corpo o di fare un head to head, un testa a testa, e incappare una sanzione disciplinare. Generalmente si accetta il rischio e poi a volte capita che l'arbitro, comunque in questo caso, va a vedere nello schermo, vede che tu sei partito basso, poi l'azione si è sviluppata e ti ha portato a placare alto quello che è. Se non è una cosa abbastanza grave, te la cavi solo con un calcio di punizione. Se la cosa va un pochino più grave, c'è il cartellino giallo. Raramente da un wrestling si va a un rosso diretto perché, cioè, comunque sia, io la mia intenzione era quella di andare basso, poi l'azione mi ha portato ad alzare il mio placcaggio e di conseguenza comunque non l'ho fatto apposta, non era fatto intenzionalmente per far male all'avversario. Questo un pochino è la dinamica che l'arbitro nella sua testa, poi insieme ai suoi collaboratori, è il ragionamento che fa nella sua testa in caso di TMO. E poi io concluderei questo ventaglio di placcaggi. E con un placcaggio che non è un vero e proprio placcaggio, però è uno di quelli che veramente ti dà più soddisfazione, ovvero la mitica francesina. Cos'è la francesina? La francesina non è altro che uno sgambetto fatto con le mani, ovvero l'attaccante ti sfugge in velocità, tu ti tuffi, riesci a toccargli la gamba, una delle due gambe, questo inciampa su se stesso e gli fai uno sgambetto ma fatto con le mani. È bellissimo perché spesso tu vedi l'attaccante che corre bello, felice, bello fe felice per averti battuto e probabilmente assapora la meta, lo vedi tutto sorridente, e in realtà francesina, spesso non se l'aspetta, per cui nel cadere gli russola il pallone in avanti e tu guadagni anche una mischia a tuo favore. Insomma, è un vero placcaggio stronzissimo che fa dannare l'attaccante, però è anche questo un tipo di placcaggio. E di contro cos'ha? Che non sempre la francesina riesce, perché adesso con le gambe che hanno gli attaccanti magari inciampano, poi riprendono la corsa. Di contro cos'ha? Che magari se l'attaccante è già andato molto avanti nel suo abbrivio si rialza velocemente lasciando il pallone, lo riprende e poi riparte, quindi non c'è possibilità di contrasto. Di contro anche puoi anche non prendere la francesina e questo qui continua a correre e ti va a far mettere la faccia e poi continua a ridere veramente. Insomma, io penso che questi qui siano i placcaggi principali che tu puoi vedere all'interno di una partita e quindi spero di essere stato esaustivo. Se c'è qualche cosa che non va, vi ricordo sempre i miei canali Rugby ZTN, Spotify, dove ci sono i miei podcast, YouTube, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, e mettete like o dislike, commentate, e vi ricordo che nel placcaggio esistono anche l'arbitro, regolamenta il placcaggio, e ci sono dei falli
che portano dal semplice penalty, dalla semplice punizione diretta, quella piazzabile in mezzo ai pali per dire non il free kick, quello che uno deve giocare in maniera diversa, ma la punizione piazzabile in mezzo ai pali, partono dal di lì fino a un upgrading, fino al cartellino rosso diretto. E falli più comuni che possono essere fischiati, quali sono? Chiaramente nel placcaggio testa a testa, cioè se io vado a placcare uno, ci vado alto nel wrestling per dire e scoccio contro la sua testa direttamente, e quello è un rosso diretto. Ho visto l'ultima partita che ho visto, la finale del campionato inglese, una delle due squadre è rimasta in 14 dal 20° del primo tempo perché il placcatore è andato direttamente nella parte alta del corpo e nella testa, quindi la testa è molto sensibile, quindi lì si va sul rosso diretto. Differente se si va magari nel collo, sì, ce la si può cavare anche con un giallo, ma generalmente di qui in su è rosso diretto. Placcaggio di spalla, abbiamo uno dei più grandi giocatori attuali dell'Inghilterra, non faremo mai nomi, però gioca col numero 10, a volte col numero 12, chiamato T-Rex da tutti quanti perché sembra che non abbia le braccia per abbracciare, ma va sempre di spalla. È stato sanzionato parecchie volte, ma a lui piace così e va a placcare con la spalla. Un placcaggio che è veramente stronzissimo è lo sgambetto fatto coi piedi. Se la francesina con le mani si può fare, lo sgambetto fatto coi piedi è un placcaggio antigioco che viene sanzionato. E qui si parte anche qui dal giallo, poi se è fatto in maniera molto pericolosa o se l'arbitro decide che è da rosso, può andare anche fino al rosso. Poi c'è il placcaggio al collo. Il placcaggio al collo in sé per sé non si può placcare nessuno al collo. Qui, anche qui va valutato se ci si arriva su nel collo dal placcaggio basso si sale, allora è una mitigation. Se si va diretti al collo, tipo con il laccio californiano, quello famoso wrestling, quello non va assolutamente bene. E poi c'è lo spear tackle, il placcaggio a ribaltare, ovvero quello che vi dicevo prima nelle regole del placcaggio, non posso assolutamente prendere su un attaccante, alzargli le gambe e piantarlo per terra, come si piantano gli ombrelloni al mare da noi a maggio, fine aprile, quando inizia la stagione. Questo qui è un altro fallo molto grave e se, no, se qui siamo quasi, siamo al rosso 9 volte su 10, ecco. E questi sono i vari tipi di placcaggio, i falli da loro che derivano da questa azione, e non ci resta che andare a vedere quali sono i più grandi placcatori della storia. Allora, chiaramente il rugby è cambiato molto nel regolamento, è cambiato molto nel gioco, per cui diciamo che quando si vanno a vedere le classifiche dei più grandi placcatori, generalmente, chiaramente sono influenzati dalla cosa temporale, dal momento in cui vengono fatte, per cui generalmente sono tutti quanti ragazzi di ultima o penultima generazione. E io mi sono un attimino adeguato a questo standard e io credo che in questo momento, allora, per parlare degli italiani, anche per le statistiche uscite dagli ultimi championship o da quello che si vede nelle partite generali di Treviso, penso che per gli italiani, chapeau per Mitch Lamaro, uno dei più grandi placcatori che quest'anno si sono messi in evidenza nel mondo rugbistico. Però cioè, non posso non ricordare Du Toit, che ha fatto anche lui sudafricano una serie di placcaggi nella finale. Possibile, mi pare di ricordare anche lui sopra i 27 placcaggi in finale, quindi, ma alcuni di questi proprio risolutivi, nel senso che hanno salvato la partita, come quello su Barrett a pochi minuti alla fine, e anche abbastanza hard, anche abbastanza duri. Quindi Du Toit, il sudafricano, deve per forza rientrare in questa schiera, diciamo, di grandi placcatori. Comunque, diciamo che in passato, la schiera di grandi placcatori, così a memoria, si va da George Smith, l'australiano, flanker che ha avuto un'evoluzione anche lui capellare, diciamo, e Richie McCaw, comunque un gran placcatore anche Richie McCaw. Io impazzivo per Schalk Burger, altro sudafricano. Schalk Burger, sudafricano è una bellissima squadra di placcaggio, questo qui mi pare abbastanza come dire, ovvio, in quanto a loro gli piace proprio il combattimento fisico. E poi anche un altro australiano che può essere
David Pocock, e quindi questi qui diciamo che sono i giocatori, i più grandi placatori delle ultime due generazioni. Poi sicuramente ne avrò dimenticati tantissimi, sarà compito vostro nei commenti qui sotto farmi ricordare che mi sono dimenticato. Poi ho visto una classifica che ho condiviso in toto sugli hardest tackler, cioè i placatori più ruvidi, thought, infatti c'è i placatori più ruvidi, i placatori più devastanti, che quando ti arrivavano addosso li sentivi in maniera decisa, e questa particolare classifica al quinto posto c'era un attualissimo Courtney Law, terza linea dell'Inghilterra, gigantesco, uno che fa della sua presenza fisica, della sua prestanza fisica abbastanza il suo punto di forza. Al quarto posto c'era un altro ragazzo che si è distinto particolarmente nel campionato, nella Premiership, che è Jacques Burger. Parliamo di 7-8 anni fa, 9, forse anche 10 ormai anni fa, un grandissimo placatore anche lui. E al terzo posto c'era niente proprio di meno che l'orco Sébastien Chabal, colui che ha spento un paio di All Blacks in un mitico tour francese. Loro hanno perso, però lui ha spento due All Blacks. La Francia ha perso, però lui personalmente ha spento un paio di All Blacks con due placcaggi a ribaltare fatti per bene. E poi abbiamo una coppia di samoani davanti, chiaramente gli isolani nel placcaggio si sguazzano, che sono Alesana Tuilagi, dal secondo posto, memorabile una sua partita quando ai Leicester venne stizzato un pochettino dall'avversario, grossissimo errore, Tuilagi l'ha puntato e l'avversario è stato spiaggiato, il vero è stato tombato, però comunque si era un gran placatore anche in difesa. E al primo posto non possiamo non citare il chiropratico Brian Lima, anche lui samoano, anche lui veramente devastante, appunto ti metteva a posto le ossa con ogni placcaggio. Ne abbiamo dimenticati tanti perché è sempre per l'Inghilterra, ad esempio Andrew Barbary, insomma ci sono tanti placcatori, e io vi chiedo come sempre di indicarmi qui sotto chi sono i vostri favoriti. Bom, io credo che questa quarta puntata di A Rugby con Zucca si possa concludere qui. Vi ricordo sempre, se vi piace mettete un like, se non vi piace mettete un dislike, commentate, seguite i miei canali social, tanti alert, e vi do appuntamento alla prossima volta. Magari nelle domande, nei commenti qui sotto, ditemi anche quale volete che sia l'argomento trattato nelle prossime puntate di A Rugby con Zucca. Vi saluto, alla burdel!